L'altra volta abbiamo parlato di appetiti e abbiamo distinto azioni e passioni, no? Anzi, abbiamo parlato di affetti, abbiamo distinto le azioni dalle passioni. E le azioni sono gli affetti di cui siamo noi causa adeguata, quindi di cui siamo più o meno consapevoli, quindi siamo soggetti agenti, le passioni in senso stretto invece le subiamo. E qual è la caratteristica fondamentale che riguarda l'uomo, ma in realtà riguarda ogni cosa, ogni essere vivente, ma anche le cose inanimate, cioè che ogni cosa, dicevamo, tende a perseverare nel proprio essere. Quindi una sorta di principio di inerzia che vale per la fisica, ma vale anche per la biologia. E questo principio di inerzia si traduce nel termine, viene espresso da Spinoza con il termine di conatus, sforzo, di autoconservazione. E dicevamo, riformulate lo stesso concetto con parole diverse, per esempio istinto di sopravvivenza, ebbene, avrete una visione decisamente moderna, modernissima, no? Che ci ricorda da vicino, per esempio, il darwinismo, ma anche Freud e tanti altri autori. Nell'uomo, dicevamo l'altra volta, il conatus, lo sforzo, che nell'animale possiamo considerare puramente istintivo, quindi a livello di appetito, appetitus ad peto, ricerco, mi muovo verso, chiedo qualche cosa, cioè l'istinto che mi porta a fare un movimento, nel caso degli animali è un movimento corporeo, di avvicinarmi. Non so, per esempio, se ho bisogno di sole, mi metto al sole, se ho bisogno di brucare l'erba, mi avvicino ad un prato dove c'è l'erba, eccetera, eccetera. Quindi nell'animale si traduce in un movimento fisico, nell'uomo pure in un movimento fisico, ma nel momento in cui, essendo l'uomo consapevole, questo appetito trova conferma, ecco, nella decisione consapevole, quindi volontaria, tra virgolette, dell'uomo, e allora abbiamo appunto un gesto che è anche prepensato, che è anche voluto e di cui sono anche consapevole. Quindi non c'è soltanto il movimento fisico, ma evidentemente anche lottativo, il desiderio, no? L'intenzionalità che poi si traduce in un movimento fisico. Allora, l'appetito è termine generico, l'appetito Zara riguarda sia l'uomo che l'animale e corrisponderebbe nel linguaggio moderno all'istinto. L'istinto è quello che porta un essere vivente, non solo gli esseri viventi, a perseverare nello stato di cose in cui si trova, cioè a difendere la propria esistenza in vita, per così dire. Tutte le cose che esistono. E l'esistenza, l'essere, altro non è che Dio, ovvero la natura, ma tutte le cose che esistono e quindi che sono parti di Dio, tendono naturalmente a conservarsi in esistenza, quindi a conservarsi in vita. L'istinto di autoconservazione, Zara. E questo istinto prende il nome di appetito, qualora si riferisca alla parte, diciamo, corporea, istintuale, per così dire. Prende invece il nome di voluntas, volontà, quando si riferisce preferibilmente alla sfera mentale. Cioè tu vuoi, manifesti un'intenzione, concepisci, decidi e poi agisci fisicamente. A volte l'azione è così veloce, quindi il rapporto mente-corpo poi è automatico, nel senso, ricordatevi che mente-corpo in Spinoza sono due facce della stessa medaglia. Appetito quando si riferiscono ad un sentire, diciamo, di tipo istintuale, mente-corpo, agisco subito, d'accordo? Ho fame, vedo un cibo più o meno succulento, non ci sto a pensare due volte, mi muovo verso il cibo particolarmente succulento. Lo facciamo anche noi uomini, evidentemente, a maggior ragione lo fanno gli animali. Invece, quando c'è una da prendere, una decisione, magari più complessa, in cui il pensiero si può dispiegare con un margine di tempo maggiore, che sto facendo un progetto di vita, che sto prendendo una decisione importante, c'è l'aspetto ottativo, desiderativo, intenzionale che precede,
come attività mentale che precede poi la decisione mente-corpo in cui mi muovo e decido di fare. Non so, quando Giulia sta lì per concepire la sua prossima opera d'arte, la concepisce, sapete, il genio poi ti colpisce l'illuminazione, ti colpisce così all'improvviso, poi magari ti si rovescia l'olio sul foglio, è un disastro così, ecco, speriamo di no. D'accordo? A un certo punto lei traduce in atto, quindi con un gesto che è corporeo, prende la penna e traduce in atto questa decisione che prima ha progettato, vissuto con la mente. Va bene, che mi vuole chiedere? La volontà è quando devo prendere una decisione più complessa? No, ma non è tanto una decisione più complessa. Allora, sono termini sinonimi, indicano sostanzialmente la stessa cosa. La realtà è una cosa sola, d'accordo? Tuttavia, utilizziamo termini diversi, che però per alcuni versi sono sinonimici, quindi lui sta facendo una distinzione puramente lessicale, terminologica, quando ci riferiamo a atteggiamenti, a situazioni leggermente diverse. Allora, ma sono le stesse cose. Agire distinto. Utilizziamo l'italiano, utilizziamo altre formule, così ci capiamo. Agire distinto, di getto, spinto, oppure per intuizione. Ecco, questo ha più a che vedere con l'appetito, a volte è proprio la cupiditas, la cupidità, il desiderio sfrenato di mettere le mani su qualcosa, una torta di panna per esempio. Ecco, in quel momento l'aspetto, diciamo, noetico di pensiero, di riflessione è assolutamente marginale, non è che ci pensi due volte. Quando invece utilizziamo la mente in maniera prioritaria, cioè l'atto mentale in qualche maniera precede, in maniera più o meno consapevole, precede l'atto corporeo, l'equivalente corporeo, allora possiamo usare il termine di volontà. Voglio questa cosa, voglio questa cosa. Usiamo il verbo volere. E così Spinoza distingue la voluntas dall'appetito e dalla cupiditas, propriamente detta, che è la cupidità, il desiderio, la cupidigia. Sono distinzioni terminologiche, utili però a chiarificare il funzionamento dell'umano. Fermo restando che in realtà rispetto all'uomo, all'essere umano che è un tutt'uno, che è parte di questo unico essere che è Dio, ovvero la natura, l'aspetto corporeo e l'aspetto mentale sono, ripeto, assolutamente complementari. Quando io penso di agire, decido di agire, si muove la mente e nello stesso tempo si muove il corpo, cioè quello che vedo dal punto di vista corporeo corrisponde a un atto mentale e viceversa. L'atto mentale corrisponde a un gesto corporeo, no? Lo stesso vale per i sentimenti, l'amore, il trasporto affettivo, che ne so. Allora, quella sensazione di trasporto nei confronti di una persona che provo, magari al momento giusto mi porta ad abbracciarla, a stringerla, eccetera, eccetera. Lì l'aspetto fisico, il gesto fisico e l'attitudine mentale, il sentire, corrispondono. È inutile metterli in contraddizione, d'accordo? Non c'è nessun dualismo nella visione di Spinoza, ben inteso. Prego. Elabora le sensazioni, il corpo. Ma quello che mi chiedevo, la mente viene dall'elaborazione delle sensazioni oppure è preesistente, cioè esiste già con la sensazione? Già nel momento in cui l'uomo sente, già c'è una mente. Allora, Francesco, ancora una volta ribadisco quello che ho appena finito di dire: non c'è la mente e il corpo, perché se ci fosse la mente e il corpo ricadremmo nel solito dualismo cartesiano. Spinoza è molto oltre il dualismo cartesiano, quindi non ci può essere qualcosa che precede qualche altra cosa o un aspetto dell'umano che ne precede un altro o che è più importante o che è principale, eccetera, eccetera. Esiste la mente-corpo, il tutt'uno. Se sono ambedue attributi dell'unica realtà che è Dio e l'uomo è quell'uomo lì in particolare, quel singolo uomo, è un modo di esplicarsi di questa totalità unica, è una cellula di questo organismo unico, allora mente e corpo sono una cosa sola, non sono due cose separate, per cui prima la mente che sta da una parte, che ha una sua consistenza cogitativa, poi il corpo agisce attraverso la ghiandola pineale, no, sono due facce della stessa medaglia, cioè io vedo la stessa cosa da due prospettive diverse. E chiaramente ciascuno di noi, rispetto al proprio corpo, rispetto alla propria esistenza, ha una visione un po' più complessa, perché tu sei in grado di vedere, se fai mente locale,
usiamo il termine fare mente locale, sei in grado di vedere il sentimento o la decisione dal punto di vista appunto spirituale, cogitativo, mentale, sul suo nascere e che poi si traduce in effetto quasi istintivo, quasi contemporaneamente, o addirittura contemporaneamente si traduce in un atteggiamento corporeo. Io che non sono te e vedo il tuo movimento corporeo, ascolto il tuo favellare, il tuo parlare, e poi posso, ragionandoci sopra, intuire un tuo stato d'animo, lo sento, lo presento lo stato d'animo, lo sento con il fiuto, se sono minimamente empatico. Anche qui, se sono minimamente empatico, la dimensione dell'interiorità, quindi del sentimento, della spiritualità, forse anche quello che ti passa per la testa e che poi mi riferisci a parole, ecco, la colgo contemporaneamente all'aspetto fisico, è indistinguibile. Come faccio a distinguere l'anima di Elena dal corpo di Elena, dalla sua corporeità, il suo parlare, il suo manifestarsi in quanto persona, in quanto interiorità, dalla sua corporeità? Sono due facce della stessa medaglia, così come quando io parlo, gesticolo, sto gesticolando, il pensiero si traduce in movimento automaticamente, no? D'accordo? E Spinoza è per una visione organicistica, monistica, l'abbiamo detto tante volte, tipo il sinolo di Aristotele, ecco, di contro il dualismo. Noi siamo abituati a pensare in termini cartesiani. In un certo senso la mente diventa un senso. La mente è un senso, è il coordinamento dei sensi, dei cinque sensi. Qualcuno parla di sesto senso, no? Di cui non sarebbero dotate soltanto le donne, evidentemente, ma tutti gli esseri umani e forse anche gli animali. È un senso sinestetico, synaesthesis, cioè il riunire insieme, il sintetizzare insieme il lavoro e le informazioni che mi vengono prodotte dai cinque sensi. Questo è il pensiero sinestetico, per così dire, che poi è quello di cui godono i grandi artisti, a cui possiamo accedere tutti noi, ma di cui i grandi artisti sono. Pensate anche all'equilibrio del corpo, no? Alla danza, il corpo che gira al ritmo di musica. Che cos'è? È una cosa mentale, spirituale, è una cosa fisica? No, sono due facce della stessa medaglia. Poi ci saranno delle attività più propriamente intellettuali in cui il corpo assume una posizione più defilata, meno importante o meno evidente, perché poi il corpo è importante in ogni caso, nel bene e nel male. Ecco, questo tipo di dualismo, questo tipo di problema che Spinoza risolve partendo però da basi occidentali cartesiane e dualistiche, gli orientali non se lo pongono. Cioè loro il problema lo risolvono abimis fundamentis, per così dire. Nel senso che l'aspetto corporeo e l'aspetto mentale sono la stessa cosa. Se il corpo assume nella meditazione un atteggiamento corretto, immobile come una montagna, sereno come una montagna, stabile, vuol dire che la mente è stabile. Se la mente è inquieta, il corpo è inquieto. Sono due cose, due facce della stessa medaglia. Mente inquieta, corpo inquieto. Corpo inquieto, mente inquieta. Correggere la posizione del corpo e acquietare la mente sono lo stesso gesto, d'accordo? E tu sei in grado di vedere lo stato di perturbazione interiore di un tuo interlocutore dal modo in cui agisce, dal tono di voce, dalla sudorazione, da una serie di fattori fisici. E la dimensione è lo psicofisico, di cui a un certo punto, no, la scienza moderna, scoprendo come al solito l'acqua calda, no? Come in taluni laboratori americani che continuano a fare delle scoperte incredibili, tipo la scoperta dell'America, si dice a un certo punto, all'inizio del Novecento, la dimensione psicofisica o psicosomatica, no? E leggi Freud, per esempio, per cui studi sull'isterismo, l'immobilità fisica o la, non so, la manifestazione, l'eruzione cutanea, dermatologica e così via, come espressione di, tra virgolette, malattie dell'anima, di tensioni interne, eccetera, eccetera. Come fai a distinguere? Ecco, Spinoza ci è arrivato nel XVII secolo in maniera assolutamente limpida, razionale, difficile evidentemente, ma ci siamo. E la cosa interessante, vedi, è questa definizione degli affetti primari,
cupidità, letizia e tristezza. Quindi l'uomo fondamentalmente, come tutte le altre cose, le cose viventi, è cupidità, istinto, tendenza, desiderio, volontà di vita, direbbe, avrebbe detto poi successivamente Schopenhauer, volontà di vita. Che vuole l'uomo? Che vuole un essere vivente? Vuole vivere. Che vuole una pianta? Vuole vivere. Letizia e tristezza, letizia ce l'abbiamo qui, tristezza grazie a Dio no, però abbiamo letizia, sono gli affetti primari, dai quali poi derivano per mescolanza tutti gli altri affetti. Va bene, tutti gli altri affetti che possono essere intesi come emozioni più o meno consapevoli, no? Che si traducono in azioni oppure come passioni, d'accordo? Che cos'è la letizia? La letizia è il passaggio da uno stato di essere più debole ad uno stato di essere più forte, più potente. È una sensazione di potenza, molto nicciano, anche Nietzsche ha studiato Spinoza evidentemente. Capite cosa vuol dire potenza? Avete presente quella sensazione di potenza, lo stare bene, lo stare meglio? Come stai? Non è una domanda semplice. Come stai? E anche la risposta non è semplice. Che vuol dire sentirsi bene? Vuol dire sentirsi più forti, più potenti. Quindi io sono allegro, sono in uno stato di letizia, sono gioioso, esplodo di gioia quando mi sento più potente. E sono due facce anche qui della stessa medaglia. Sono gioioso perché sono più potente, sono consapevole di essere più potente, dunque sono lieto. Più potente in che senso? Più forte perché opprimo qualcun altro? Beh, spero di no. Più potente nel senso più vitale, più forte, più vitale. È un dire di sì alla vita, d'accordo? Con istinti, con appetiti più forti, più significativi. E magari mi sento anche più sereno, più parte del tutto, più accettato. Amo di più me stesso e amo il mondo di conseguenza. D'accordo? Mentre la tristezza, che cos'è? La tristezza è esattamente il contrario, è il passaggio da uno stato di potenza, che prima consideravamo più o meno stabile, ma evidentemente nulla è stabile, ad uno stato di minore potenza. Quindi è una sorta di depotenziamento, depotenziamento, meno potente, e quindi divento triste, depresso. Che cos'è la depressione? È il contrario della letizia. La letizia è un accrescimento di potenza. La depressione o la tristezza è una diminuzione, una diminuzione di potenza. Vedete, semplice, semplice, eh? È un linguaggio molto biologista a volerlo tradurre in termini contemporanei, ma estremamente filosofico, chiaro. Guardate, qui non c'è nulla, vedete, non c'è nulla di sacro, di religioso. I moralismi qua non esistono. Sii te stesso, segui la tua natura, il comandamento è questo, Deus sive natura. La cartina di tornasole del fatto che stai facendo bene o stai facendo male, qui stiamo parlando di etica, è la tua voce interiore, è te stesso, stai bene. Il punto fondamentale non è seguire una morale astratta, seguendo delle regole di virtù astratta. La cosa, la mission reale, concreta, che puoi misurare in termini sperimentali, a partire da te stesso, è la felicità, il grado di benessere, va bene? Di benessere. E il termine che usa Spinoza in olandese è proprio questo, benessere. Quindi benessere, quando ti senti potente, quando ti senti positivo, mettiamola così, ecco, vuol dire che stai funzionando bene e quindi che sei virtuoso. Se stai male, evidentemente, qualcosa non funziona. Non funziona in relazione a te stesso e in relazione agli altri, evidentemente. Sentirti accolto e in pace con te stesso, come dire, in armonia con te stesso e con il mondo che ti circonda, ti causa benessere, quindi ti produce letizia. E allora, bene e male, vedete che cosa sono? Bene e male. Bene è ciò che giova allo sforzo di autoconservazione. Male è ciò che nuoce ad esso ed è fonte di tristezza. Ma se guardiamo gli animali, è la stessa cosa, no?
Noi lo vediamo, guardate, io, vabbè, quello che conosco, conosco i cani, il mio cane in particolare, ma guardate, i cani ovviamente non parlano, beh, a meno che non sei un folle, pensi che parlino, però a modo loro parlano, parlano con il corpo, che è il linguaggio, quello che piace alla professoressa di scienze motorie, no? E, evidentemente, il linguaggio del corpo è potentissimo. Allora, il cane che è lieto, avete presente quando ti viene incontro e ti fa le feste e assume quell'atteggiamento un po' di noccolato e il corpo si fa affusolato, riduce tutte le sporgenze, è un linguaggio fantastico, riduce tutte le sporgenze, tutte le acutezze del corpo, cioè abbassa le orecchie, il corpo si fa affusolato, abbassa la coda, la tiene dritta e viene verso di te. Sta dimostrando letizia e ti dà allegria, che è anche contagiosa, no? Il cane invece che diventa nervoso, aggressivo e dunque triste, nervoso in questo senso qui, perché teme un pericolo, quindi teme un depotenziamento, assume un atteggiamento completamente diverso, si ferma e ti guarda da lontano, irrigidisce le orecchie, irrigidisce il corpo, tende la coda, quindi tutte le parti acuminate, per così dire, del corpo spiccano. E alza il collo, sembra un po' più grosso di quello che è, sempre nano rimane nel caso del mio di cane, ma insomma fanno di tutto, i gatti si gonfiano addirittura. Allora, loro trasmettono questi messaggi che sono anima, corpo, è un'unica cosa, in maniera molto palese, ma lo facciamo anche noi uomini, eh? La mimica è fondamentale, quella, la prossemica, quella che studiate giustamente con scienze motorie. L'aquila è l'istinto, quindi è l'aquila, vero? Sì, sì, possiamo parlare tranquillamente di istinti, cupidità, letizia e tristezza, questi tre affetti primari tradotti in termini moderni, se ti piace usare il termine istinto, è un lessico diverso, Zara, ma indicano sostanzialmente lo stesso concetto, istinto, pulsione, mettiamola in questi termini. E allora, in termini morali, etici, bene ciò che giova allo sforzo di autoconservazione, male ciò che evidentemente non giova. Noi siamo assolutamente in grado, se deponiamo le nostre categorie mentali astratte o i concetti astratti di virtù, noi siamo assolutamente in grado di riconoscere quello che ci fa bene e quello che ci fa male. O Azzurra, dovremmo essere in grado. Poi in realtà il nostro problema principale, ti dirà Spinoza, è un problema di consapevolezza, tutta lì la questione, perché spesso e volentieri, in maniera inconsapevole, leggi Freud, tendiamo ad assumere degli atteggiamenti psicofisici che non ci fanno affatto stare bene, magari per nascondere, coprire altre cose che ci depotenziano, ci fanno stare male, camuffandole a noi stessi, perché le teniamo in sommo grado, no? I famosi traumi che tendiamo a gettare come la polvere sotto il tappeto, no? Tendiamo a obliare, a dimenticare. Quindi il lavoro dello psicanalista, molto spinoziano questo tipo di lavoro, altro non è che diventare consapevole lì. Non si tratta di imporre una volontà esterna, di prendere la persona e modificarla, ma di farla diventare consapevole dei suoi atteggiamenti, presente a se stessa. Tutto qui, cioè tutto qui, scusate, non è poco, anzi è un impegno notevolissimo, a volte non bastano varie vite, ammesso che uno creda nella reincarnazione, per raggiungere questo scopo. Ma su che altro possiamo lavorare, scusate? Sui concetti astratti? Dobbiamo lavorare su noi stessi. E quindi essere abbastanza, come dire, sinceri con noi stessi, consapevoli, dire no, a me questo atteggiamento, questa scelta mi fa stare male. Poi posso anche capire che quella scelta l'ho fatta per evitare un altro tipo di guaio e più ne divento consapevole, più mi convinco che evidentemente ho bisogno di quello, l'affronto più serenamente. O cerco di lavorare su me stesso, su me stessa, per trasformare quella sensazione deprimente, sgradevole e così via, in una sensazione un po' più accettabile o addirittura in una forma di letizia. Non so se mi spiego, cioè il punto fondamentale, non possiamo cambiare quello che siamo, quello che sentiamo. Cioè, quando ti arriva la pulsione, l'istinto, o se una situazione ci mette a disagio, in imbarazzo, dobbiamo affrontare anche il disagio e l'imbarazzo. Il nostro compito sarà in primo luogo diventarne consapevoli, capire perché quella cosa ci fa stare male e provare
a cambiare il nostro atteggiamento nei confronti della situazione e possibilmente anche la stessa situazione, che magari cambierà insieme al cambio del nostro atteggiamento. D'accordo? A chi piace lavare i piatti? Non so, forse a qualcuno piace, a qualcuno non piace. Diciamo che generalmente parlando, diciamo che lavare i piatti è un'attività che ciascuno di noi vede come sgradevole, perdita di tempo o addirittura, come dire, pesante, che non ti porta proprio allegria. Non è vero, dipende come si lavano i piatti. Pensate che il buddismo zen ha prodotto un testo, questo grande maestro Dogen, su come si lavora in cucina. Quando stai in cucina, ci stavano dei monaci che lavoravano solo in cucina, quando lavori in cucina concentrati su quello che stai facendo. Quindi il punto non è lavare i piatti, ma come lavi i piatti. Non bene o male, possibilmente anche bene senza romperli, va da sé. Ma con quale atteggiamento? Allora il problema non è la scuola, anche se poi la scuola presenta vari problemi, ma come ci stai a scuola? E su questo un pochino ci possiamo lavorare, ciascuno può lavorare con se stesso. Questa è la soluzione che offre Spinoza. Capisco che magari per qualcuno nell'epoca del problem solving, del colpo di bacchetta magica, della pillolina che ti mangia via l'ansia, che ti spazza via l'ansia, o della pillolina che eccetera eccetera, questo tipo di lavoro sia un pochino controtendenza, perché richiede tanto tempo, tanta disciplina, tanto amore di se stessi. Ma capite che l'amore, e a cominciare dall'amore per se stessi, non è una cosa che così, colpo di bacchetta magica, pillolina e tanti saluti. È una cosa che si costruisce giorno per giorno, come la muscolatura e l'atteggiamento di un atleta. Allora, voi dovreste diventare, noi dovremmo diventare, anche se è un'impresa titanica, per così dire, spinozianamente, degli atleti dell'amore. Atleti dell'amore, amor sui in primo luogo, come parti di questo tutto, come espressioni positive del divino, non che è in noi, noi siamo il divino, parti del divino evidentemente, chiaro? Quindi amor sui che vuol dire? È un'altra formula che usa il nostro amico Spinoza, che vuol dire? Amare se stessi, fare pace con se stessi, apprezzarsi. Ma Azzurra, ma chi ti ama se non ti ami? Cioè, io ti amo, sì, noi ti amiamo, nel senso ti vogliamo tutti quanti bene, non lo vogliamo dare per scontato, però penso di poter parlare a nome di tutti. Detto questo, la cosa fondamentale, perché il fatto che gli altri ti apprezzino e ti amino aiuta molto, indubbiamente, ma la cosa fondamentale è che ciascuno ami se stesso. Allora, la formula evangelica ama il prossimo tuo come te stesso, che cosa significa? Buttati a terra, rotolati nel fango, fatti martoriare, diventa la vittima dell'altro, del prossimo tuo, che diventerà il tuo carnefice, sacrifica. No, vuol dire quella forma di amore che giustamente hai verso la comunità, abbila in primo luogo verso te stesso, perché se ami te stesso e sei ben realizzato, una persona potente, lieta, è una persona bene accolta dappertutto, Dio la benedica. Perché la potenza tua giova anche a me. Se tu stai in un ambiente dove ci sono persone ben realizzate, potenti in questo senso, potenti dal punto di vista vitale, spirituale, energetico, e siamo tutti meglio. Un gruppo di depressi, di tristi, di persone così, con la barba lunga, evidentemente richiede uno sforzo, diciamo, ma uno sforzo per cercare di mantenere un po' di equilibrio, poi tendenzialmente se uno può se ne va da quell'ambiente lì o no. Ma è molto, molto umano, molto animale, molto naturale, nulla di troppo complesso. Se lo vediamo dal punto di vista, come dire, dell'analisi interiore o di quello che viviamo sulla nostra pelle, è una chiave di lettura molto potente, ecco. E quindi da letizia e tristezza deriva il bene e il male, intesi in termini puramente naturalistici, quindi bene ciò che giova alla conservazione, il male ciò che invece ostacola la conservazione, e tutti gli affetti secondari, fantastico, guardate l'elenco degli affetti secondari, non li vediamo tutti, ma lui fa proprio un'analitica, un distillato, in termini concettuali, di tutti i sentimenti, tutte le emozioni, tutte le passioni. Attenzione, sentimenti o passioni, a seconda di come le intendiamo, in maniera più o meno consapevole, nella misura in cui le subiamo o meno. Poi questa roba qui è comune a tutti, l'amore. Che cos'è l'amore?
L'amore è una letizia accompagnata dall'idea di una causa esterna. Cioè, quando una causa esterna, un'altra persona, un altro corpo, un'altra entità psicofisica, con la sua presenza, o meglio, con il pensiero della sua presenza, può anche non essere presente fisicamente lì davanti a me, mi fa sentire più potente. L'amore mi dovrebbe, mi fa sentire più potente, perché con quella persona mi sento più completo, più forte, dal punto di vista vitalistico, dal punto di vista spirituale, eccetera, eccetera, più sicuro. La presenza di quella persona mi conforta. Allora, vedete, è uno stato di letizia accompagnato dall'idea di una causa esterna, un'altra persona. La tristezza, scusate, l'odio è una tristezza accompagnata dall'idea di una causa esterna. È il contrario del... Vedo quella persona e la presenza di quella persona o l'idea di quella persona mi fa sentire a disagio, mi depotenzia, mi succhia via energia, è proprio una questione energetica. Lì mi accresce in termini energetici, nell'altro caso mi deprime dal punto di vista energetico. Allora io quella persona la odio, o odio quella situazione. Che vuol dire? Cerco di evitarla, viva Dio, poi a volte non la posso evitare. Allora, questo che significa spinozianamente? Cosa dovremmo coltivare noi? L'odio o l'amore dal punto di vista vitalistico? L'amore. Nell'interesse di chi? Del nostro interlocutore? Beh sì, magari sia la lontana anche del nostro interlocutore, ma in primo luogo è l'interesse nostro. Chi ama è un po' più felice, un po' più lieto, o molto più lieto di chi odia. Chi odia fa sta faccia così, sempre imbestialito, e viene questo, e viene quell'altro, maledetto di qua, maledetto di là. Non è che sta veramente bene, ecco. Chi ama invece sta decisamente bene in genere, no? Chi ama... ama se stesso, ama l'ambiente, ama una persona in particolare, mi fa sentire più forte. Vi tornano i conti? Io ve lo sto esprimendo in termini molto semplici, così capite. La propensione è letizia accompagnata dall'idea di una cosa che è per accidente causa di letizia. Cioè, non è sostanzialmente... Allora, io sono innamorato di letizia, in nomen omen, posso non essere innamorato di letizia, gli hanno messo questo nome anche per questo motivo, giustamente. Ecco, allora, e lì non c'è una causa, come dire, accidentale, è una causa sostanziale, io sono innamorato proprio di quella persona e mi fa sentire più potente, più forte. Se invece la cosa esterna è un puro e semplice accidente, allora ho la propensione per mangiarmi una bella carbonara, una bella fumante e così via. Senza farina di insetti, questo lo dico a priori. Ho una propensione. Ora, la carbonara è una bella cosa, però indubbiamente azzurra, insomma, è un accidente, insomma, non è esattamente una cosa sostanziale. O per qualcuno può anche esserlo, per carità, che ne so, la magica Roma, ecco, ma no, Però, giustamente, può fare piacere, uno può avere la propensione. Mi dà allegria andare a vedere la partita della Roma allo stadio, e perché mi dovrei negare questa allegria, questo piacere? Beh, però la partita della Roma non può stare allo stesso livello di letizia, ecco, se vogliamo. Lì è l'idea di una persona concreta, qui è l'idea di una cosa accidentale, questa è propensione. Avversione, e quando l'avversione riguarda anche qui un fatto accidentale, è avversione per una situazione imbarazzante, no? Per una situazione, entrare in un bagno sporco mi crea indubbiamente avversione, e quindi possibilmente qui nei bagni della scuola uno cerca di non andarci se può controllarsi, ecco, perché spesso purtroppo sono sporchi, se ne fa un pessimo uso. Allora, l'avversione è tristezza accompagnata dall'idea di una cosa che è per accidente causa di tristezza. La devozione è amore verso colui che amiamo o colei che amiamo, nel caso di Elettra io parlerei proprio di devozione, l'ammiri, no? L'ami a maggior ragione, non è un amore, come dire, legato alla persona in termini così, diciamo, qui ci troviamo in una situazione paritaria, tu ami me, io amo te, quindi ti amo, ti rispetto, ho bisogno di te, mi fa sentire più forte, più potente. Ma la devozione è qualcosa di superiore, è qualcosa che uno prova per un'entità divina o semidivina, se si fa per dire, ecco, o di una persona che consideriamo un maestro, una maestra, eccetera, eccetera.
Scusa? C'è una causa sostanziale. Beh, non lo dice qui Spinoza, però direi che è sostanziale, indubbiamente non è che uno prova devozione per accidente, ecco, direi che è una situazione... Della devozione? No, è diverso, in realtà non ti saprei dire se è più forte o più debole, direi che sono situazioni diverse, accomunate comunque dalla letizia, cioè ti senti comunque più potente, più ben disposto, però hanno una sfumatura diversa, l'amore rispetto alla devozione, all'ammirazione, dice una persona ti amo e ti ammiro anche, beh, pure ti posso anche ammirare senza provare quel complesso di desideri, di attrazione che in genere includiamo nel concetto di amore. Ti ammiro, posso ammirare una persona, anche un personaggio pubblico, entro certi limiti. Perché in entrambi i casi considero che quel tipo di propensione, di sentimento, di emozione, mi fa sentire più potente, aumenta la mia potenza, mi fa sentire meglio. Ecco. Quindi la ricetta è coltiviamo tutte le cose che ci fanno sentire meglio. Prego. Quindi c'è tornando anche al discorso che l'uomo tende alla sopravvivenza, all'autoconservazione. La curiosità, quindi, c'è l'attività stessa dell'uomo, no? Di ricercare. E quindi c'è una tendenza al vagone, ossia sapere potere, oppure è qualcosa sempre legato alla potenza, cioè un sentimento di potenza che l'uomo prova nel tramandare la conoscenza, cioè nel vivere in ciò che fa. Allora, sapere e potere di Bagone, certo dovremmo veramente tirarlo molto per la giacchetta per farlo coincidere, le visioni sono totalmente diverse evidentemente, lì parliamo di una potenza di tipo tecnico, tecnologico, di manipolazione della natura, che comprende anche però uno sguardo rispettoso e di comprensione delle regole della natura, ma il nostro Bagone non si occupa di situazioni, qui stiamo parlando di interiorità, stiamo parlando di questioni etiche, che lì stiamo parlando di questioni, per così dire, scientifico-tecnologiche, quindi sono due ambiti diversi. A mio avviso la potenza, la principale potenza che l'umanità avrebbe dovuto o potrebbe sviluppare e quindi potrebbe evolversi in quella direzione, potrebbe, ma potrebbe anche non evolversi in quella direzione, mi sembra che non la stiamo prendendo granché in considerazione, è la potenza spirituale, la potenza dell'amore, che del resto, voglio dire, se vi andate a aprire i testi sacri o i testi più o meno di contenuto spirituale di questa o di quella religione, troviamo le stesse indicazioni dappertutto, dal Vangelo al Corano, ai testi buddisti, alla Torah, eccetera eccetera. Il discorso è sempre lo stesso: coltivare l'amore, coltivare la compassione, coltivare la letizia, pace e fraternità, pax et bonum, cioè le formule sono sempre le stesse. Mi sembra che noi umani abbiamo sviluppato quel tipo di potenza, quella tecnologica, poi vissuta con una condizione spirituale assolutamente deficitaria, distorta, a prevalere non è la speranza, non è l'apertura nei confronti del resto dell'umanità, è il senso di sfiducia e il senso di paura, quello che predomina è la paura, quindi tutte condizioni spirituali collegate con la tristezza, non certo con la letizia. La politica degli Stati Uniti d'America si basa, e non solo quella degli Stati Uniti d'America, quella della Russia, delle superpotenze, mi sembra che non si basi sulla speranza e sull'apertura, ma sul sospetto e sull'atteggiamento di tristezza. E purtroppo questo atteggiamento, collettivamente parlando, porta alla guerra, quindi porta a disastri, porta a situazioni di depotenziamento che riguarda alcuni soggetti umani in particolare, alcuni milioni, miliardi, eccetera, eccetera, ma che in ultima istanza riguarda l'intera umanità. Ecco, mi sembra che l'intera umanità, per usare i termini spinoziani in maniera molto così, molto, molto free, in termini spinoziani l'intera umanità viva in una condizione e vada sempre di più a livello geopolitico complessivo verso una condizione di tristezza, di depressione, no? Se è vero che l'ansia è la nostra, secondo molti studiosi, è l'epoca delle passioni tristi, delle cosiddette passioni tristi, il termine è molto spinoziano, cioè prevalere questo senso di incertezza, di disagio, di ansia, che non riguarda questa o quella persona che poi può avere i suoi specifici motivi, qui e lì si declina, ma riguarda un pochino il brodo
in cui siamo tutti quanti inseriti, quindi quello socio, politico, economico, come dire. Mi sembra che la nostra sia un'epoca in cui prevalga questo. E dunque forse, sempre generalizzando, se siamo progrediti lungo il sentiero baconiano del nos est posse in termini tecnologici, no, vedi le tecnologie militari fino a che punto si sono sviluppate, scarsamente progrediti o addirittura regrediti, per usare queste formule, diciamo, falsamente evoluzionistiche, regrediti dal punto di vista spirituale. Magari fossimo minimamente progrediti come umanità nel suo complesso, come singole persone, nell'arte di essere felici, nell'arte di stare bene con noi stessi, nell'arte di amarci. Io penso che il 90% dei problemi che affrontiamo quotidianamente siano degli psicoproblemi derivati da situazioni innaturali, ridicole, assurde, che se solo avessimo la capacità e la possibilità di fare un passo indietro e guardarle da un'altra prospettiva, ci farebbero o morire dalle risate o piangere dalla tristezza. Ma quanto siamo imbecilli quando abbiamo una vita meravigliosa e tante occasioni meravigliose intorno a noi di cui non beneficiamo mai, perché ci autoprecludiamo, che così ci è stato insegnato a fare sin dalla più tenera età. Quindi una educazione agli affetti assolutamente ridicola, e chiudendoci appunto in una situazione di depressione costante. E quando Galimberti o altri personaggi, Galimberti è particolarmente simpatico negli ultimi tempi, quando alcuni personaggi ci parlano di educazione ai sentimenti, si parla del fatto che la scuola, i giovani d'oggi, non solo i giovani d'oggi, tutti quanti, per carità, siamo anaffettivi, non siamo educati ai sentimenti, al punto che gli stupri, la violenza che generano tristezza in primo luogo in chi opera violenza, poi chi, ovviamente in chi la subisce, in primo luogo, anzi la vittima, ci mettiamo, non il carnefice, ma anche il carnefice è una persona che ha un grosso disagio, d'accordo? Ecco, quel tipo di situazione si manifesta quando queste pulsioni, questi appetiti fondamentali vengono utilizzati e vissuti in maniera distorta, cioè non si traducono in sentimenti, rimangono mere pulsioni espresse male, espresse malamente, espresse in maniera triste, disorganica, che alla fine finiscono col depotenziare la vittima, ma va da sé, ma anche il carnefice. Una forma di umanità decisamente degenerata. Ecco, però anche qui si deve andare a scuola di sentimenti. E la scuola dei sentimenti è la scuola della vita, la palestra di vita. E che cosa significa? Significa consapevolezza. E a che cosa giova questo? Cosa giova? Arte, letteratura, filosofia, religione, musica, sport, tutta quella roba appunto che ci dicono che non serve assolutamente a nulla. O che serve poco, o se non è finalizzata un'altra cosa, serve veramente poco. Servono le STEM. Le STEM, non fate modo a sta cosa, ho trovato anche in un libro di storia, ce lo vuoi adottare questo? No, guarda, qua mi fai STEM, mi dici STEM, non mi piace. Le STEM, sai che sono le STEM? Vai via. Che cacchio di globalista sei? Non sei inserito nel circuito. Le STEM sono le discipline, quelle scientifiche. Scienze, tecnologia, matematica, economia, no, allora scienze, ST, tecnologia e economia, M, matematica, non ho letto male, STEM sono queste quattro qui, cioè quelle che si fanno nella scuola giapponese alla fine, no? Hanno chiuso globalisti fino al midollo, no? Noi appunto gli ultimi dei moicani, veramente, si dice classico italiano, ma ci devono far fuori, da adesso ci faranno fuori, io già dall'anno prossimo perdo una classe di classico. E le materie in Giappone sono cinque, no? Come sapete, giapponese, inglese, perché la lingua del centro dell'impero, non sai, inglese, dov'hai, su internet, tecnologia, informatica, fondamentalmente informatica, tecnologie digitali, e beh, se non sai quelle sei fuori. Poi matematica, matematica la devi sapere, che ha a che vedere con l'informatica, con l'economia, da sé. E in ultimo, appunto, di educazione finanziaria, per imparare a gestire i tuoi investimenti, il tuo portfolio. Ecco, investimenti, io vi dico già come funziona. Avete presente i giochi, quelli là, quando andate nel casinò? Casinò che ci sta la roulette, ecco, tu giochi, oppure la ludopatia, quello che gioca la schedina. E le lotterie sono state concepite affinché chi gioca perda.
alla fine vince sempre il banco. Tu perdi, però vivrai con l'illusione di poter vincere. Il gioco è truccato. Andate a fare l'investimento in banca, il gioco è truccato, voi avete già perso. Chi guadagna è qualcun altro. I guadagni, cioè i costi sul tuo investimento, quelli sono sicuri al 100%. E la rendita è assolutamente insicura, anzi potresti perdere pure tutto il capitale. Ma scusa, ma allora me li metto sotto un mattone. L'unica cosa sicura è che vince il banco. Tu potresti vincere una certa somma oppure potresti perdere tutto. Ecco, suona un pochino come la scommessa di Pascal, ma direi che questa è una fregatura e basta. Ecco. Allora, se io tolgo tutto il resto, ma come faccio a educare la gente ai sentimenti? Come faccio? Con la matematica? È bella, per carità. Con l'informatica? Con l'informatica? Come faccio? Mi devo leggere Catullo, mi devo leggere Saffo, non so. Oppure, e poi devo sperimentare con le persone in carne ed ossa. Vabbè, comunque, Dio vedrà e provvederà. Ecco, siamo più schiavi che liberi, perché quel tipo di atteggiamento ci porta verso la schiavitù. Inconsapevolezza uguale schiavitù, consapevolezza uguale libertà. Tutta la libertà che è possibile per l'uomo.